Eccoci, allora, live reaction Napoli-Cagliari, ore 18 di sabato 16 dicembre. Bene, Napoli, quasi Napoli tipo, formazione tipo del Napoli, solo al centrocampo manca Zielinski per un'infiammazione e quindi al suo posto Cajuste, mentre tra i pali Meret, a sinistra Nathan in posizione di terzino, difensori centrali Juan Jesus e Rachmani, a destra il capitano Di Lorenzo, mentre insieme a Cajuste al centrocampo confermati Anguissa e Lobotka. Tridente d'attacco, manco a dirlo, Osimhen, Kvara e Politano. Bene, ci vediamo fra qualche minuto, restate sul canale, lasciate un like al video e mandatemi qualche messaggio, fatemi sapere se vi piace il canale. Ciao, a dopo! Primo possesso per il Napoli che cerca la capace Partiti! d'azione, il colpo di testa in anticipo su Augello, Allora, confermiamo fortissimo in questo pallone, Augello la formazione subito Chiellini, del Napoli Chiellini che porta il pallone in porta, oggi gioca la gioca palla con il destra, lutto al quindi braccio attacca per i due la attaccanti, due perdita punte di diciamo di Antonio peso, Iuliano. virgolette, no, per la E fisicità, quindi giocano molto tridente vicini, quindi classico in sono molto attacco, comodi per al finire sulla porta. centrocampo a Ecco, posto adesso di sono stati Zielinski vistati, c'è Cajuste, cioè insieme a Chiellini, c'è cioè Lobotka Anguissa, e che sta Anguissa. piuttosto cavaleottico. Oggi la E scelta di quattro in centrocampo peso, difesa, come cambia Nathan, secondo te il Juan tuo Jesus, orientamento? Ricordiamo ovviamente che Mourinho è Rachmani abbastanza nuovo e al naturalmente pensiero Di del Milan, Lorenzo. l'ultima era stata il 17 settembre, 90 giorni fa, quell'intervento a Ieri pallone nel nel nord-est, ecco, luce a nord-est, direbbe Lisa, potremmo dire Parigi nel Vai, vai, nord-est, vai, vai, però vai, vai, che ha Skriniar recupera fatto? su Nande, spalla per Kvaratskhelia, morbida in mezzo, si prende No! gol! Dall'altra parte Osimhen Chiellini, proprio sembra in un vantaggio, attimo di aiuta, c'è la ritardo. reazione di Lorenzo, si batte Mamma le mani al mia. compagno, perché Bocca va dentro, Vai! sentito che con il movimento di Anguissa, Dossena non sbaglia, palla che rimbalza in Oh, oh! mezzo, Mamma Osimhen, mia! Osimhen un'altra volta! con Osimhen, che si è avventato veramente alla grande sul pallone e per poco non nasceva il gol dell'1-0. Cross dentro profondo, si prende Skriniar Oh! che non arriva C'era dopo sulla presa, quasi! perfetta la parte di Scuffet, caso Cross di dal centro Kvara non per c'è dubbio, Osimhen. investigazione che è veramente sul Mancato da finire, Osimhen per di poco proprio, qualche sta la punta centimetro. Scuffet a risolvere tutto, dopo anche la battuta dentro a cercare la deviazione di testa, No, si palo! salva il Cagliari, poi l'intervento da parte di Ghianto che allontana e mette in fallo Mamma laterale, e attacca mia! Rachmani! Rachmani da dietro, tutti gli altri Allora, non sono d'accordo con la TV, il Napoli ha fatto una bella partita, invece per la TV la partita è stata deludente, non so che cosa, quale partita hanno visto, con un Cagliari chiuso a riccio come al solito in 11 dietro la palla, e con solo un paio di contropiede da parte del Cagliari sempre, di cui uno nato, un contropiede nato dopo un fallo da dietro da parte del giocatore del Cagliari su Lobotka. Quindi io non so che partita hanno visto, ma comunque da un po' di tempo a questa parte la TV contro il Napoli non so che cosa abbia. Comunque si vede che gli sta stretto lo scudetto stravinto dal Napoli l'anno scorso a qualcuno. Va bene, partita soddisfacente, peccato per la mancanza del gol. Ci è andato molto vicino Rachmani sul colpo di testa, su punizione, comunque. Partita secondo me positiva, poi altri non so che quale partita hanno guardato, ma comunque problemi loro. E ci vediamo dopo per il secondo tempo. Vi ringrazio per le iscrizioni al canale, per i like e quant'altro. Lasciate anche un messaggio se volete e sono benvenuti tutti i tifosi del Napoli, anche qualcuno non tifoso del Napoli, tanto comunque ci fanno sempre ridere quelli lì. Ciao, ci vediamo dopo. quindi con Ricomincia il secondo tempo. deve completare il Cominciamo da disegno di fuori 0-0. stadio Rui e Raspadori, Entrano Mario Rui e Raspadori, escono Nathan e Cajuste. Gol! Osimhen! Gol! Vai! E allora il gol è arrivato da parte di Osimhen su assist di Mario Rui. E quindi ci voleva il ritorno di Mario Rui. Ecco, Mario Rui che mette al centro e Osimhen naturalmente di testa impatta e niente da fare per Scuffetta. Cioè 77 dentro, Pavoletti, io ha colpito non riesco a subito, capire. pareggio del C'è un Cagliari, tiro, un gol storia sempre di contro di Zielinski, noi. Io Osimhen, non riesco Rui a capirla e Pavoletti questa fuori. cosa. E questa storia, un bel
Torino. Adesso tutto da rifare. Paoletti che si aiuta con le braccia, non sanzionato dall'arbitro. Questa cosa è sempre, tanto ormai è una costante contro il Napoli. E fallo su Juan Jesus. Però non visto dall'arbitro, naturalmente, come al solito. Vai! Kvaratskhelia! E ce li siamo ancora! Grande azione di Osimhen! La chiude Kvaratskhelia! Lo strapotere fisico di Osimhen che si porta via un pallone in mezzo a tre giocatori del Cagliari. Era quasi persa quella palla, la sua tenacia e poi la qualità di mettere questo pallone dietro. Poi lo rivediamo nell'azione, però nessuno, neanche Kvara, si aspettava. E basta, adesso perdete tempo, perdete tempo, continuate a perdere tempo, richiudetevi di nuovo in 11 dietro, dai. Ancora arriva Politano, rete! 3-1! Ma perché alza la bandierina subito contro il Napoli? Vediamola subito sta cosa, dai! Però Politano aveva fatto il suo pienamente. Di questo fatecelo vedere sto fuorigioco di Osimhen, non lo fanno vedere tanto per cambiare. Ripetuto per tre volte. Ed è finita la partita. Ciao Gufi, ciao Gufi. Attaccatevi al tram e tirate molto forte. Bene, partita secondo me molto molto positiva da parte del Napoli. E che ne dica qualcuno che commenta in televisione, non so che partita hanno visto, ma comunque il Napoli porta a casa il risultato con un po' di sofferenza, lo dobbiamo dire, vista lo schieramento del Cagliari che si è messo a 3 addirittura al secondo tempo dietro, quindi con un 3-5-2 tutti dietro la palla, un solo tiro in porta, un solo gol come al solito contro il Napoli, e i soliti falli non ravvisati dalla terna arbitrale sui giocatori del Napoli, come al solito, ormai ci siamo fatti l'abitudine su questo, quindi terna arbitrale secondo me 3 in pagello per la terna arbitrale, inadeguata, non all'altezza della situazione. Quindi abbiamo visto che il Cagliari ha picchiato molto forte sui giocatori del Napoli, non sanzionati nella maggior parte dei casi, mentre falli normali, falli tecnici invece sanzionati al Napoli, addirittura con cartellino giallo. Quindi 3 punti rosicchiati alla vetta della classifica. Adesso andiamo a vedere le altre partite. Quelli lì ieri hanno pareggiato a Genova. Contro il Genoa Marassi. Bene, lasciate un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate commenti, sono benvenuti anche i non colorati, tanto noi siamo democratici, non siamo come voi, ricordatevelo. Quindi ciao, buona domenica, buon sabato sera e a presto, ciao.